Si chiama CyberLife, il progetto di informazione e formazione sui pericoli della rete, sulla navigazione consapevole, ma anche sulla risorsa di Internet. I vostri figli navigano sicuri e voi? Se ne è parlato questa mattina nel corso dell'incontro che si è svolto nei locali della Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio di Gela. Durante l'incontro ho esaminati alcuni dati raccolti nell'ambito del progetto. Ho coordinato questo progetto pilota che vede come campione 225 ragazzi dai 10 ai 13-14 anni. Abbiamo fatto anche contemporaneamente un'inchiesta per vedere quali sono i problemi che si incontrano con questo utilizzo smodato di internet. E vediamo che vengono fuori anche alcuni reati, come per esempio furto d'identità, acquisti online da parte di minorenni, cyberbullismo. Da qui abbiamo cominciato una specie di formazione sia per i ragazzi, ma soprattutto anche per i genitori, perché molti genitori abbiamo notato che non hanno la percezione del reato che commette il proprio figlio. L'attività dell'osservatorio per il contrasto alla dispersione va di pari passo anche con delle ricerche come quelle che sono state condotte dalla Fondazione. Vale a dire, attraverso la scoperta di quelle che sono le emergenze relative ai problemi dei nostri ragazzi nel loro rapporto con la rete, nel loro rapporto col mondo digitale, nel loro rapporto con quella che è la nuova socialità, che è la socialità virtuale. Bene, gli studi e le conoscenze che sono state realizzati nell'ambito di queste tematiche sono utilissime per scoprire e per contrastare eventualmente anche casi di grande disagio che i ragazzi manifestano all'interno delle aule e che possono essere prodromici, proprio come forme di disagio, prodromiche a quella che potrebbe essere la loro dispersione, il loro allontanamento dalla scuola. Ecco perché siamo veramente ben felici di avere a suo tempo abbracciato questa iniziativa, ma di continuare ad abbracciarla perché è un ulteriore supporto del sociale per un'emergenza importante come quella della dispersione. Viene fuori un'analisi molto particolare, un'analisi che fa capire la non preparazione culturale dei ragazzi e l'abuso che si fa dei mezzi di comunicazione. I social sì, sono interessanti, ma bisogna essere preparati per l'uso. Diventano mezzi per poter fare di tutto e di più, dalla falsità che vola alla foto non autorizzata, al momento di scherzo, al momento anche di offesa tra i ragazzi. È una riflessione che tra poco ripeteremo perché questo incontro serve a restituire all'amministrazione, alla città, l'uso che di questi mezzi i ragazzi fanno, ma soprattutto la cosa interessante è che noi abbiamo lavorato con i genitori perché i problemi che i ragazzi vivono è un problema di riflesso perché non c'è la preparazione dei genitori all'uso dei social. Concluso il Giubileo della Misericordia nelle diocesi del mondo, l'unica porta santa rimasta aperta è quella di San Pietro, che Papa Francesco chiuderà domenica prossima. Ieri a Gela il vescovo della diocesi di Piazza Elmerina, Monsignore Rosario Gisana, ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento nella chiesa di Sant'Agostino, a pochi passi dalla piccola casa della Misericordia, dove aveva aperto la porta santa della Misericordia. È stata l'occasione anche per inaugurare il dormitorio per le famiglie disagiate della nostra città ed il Centro di Spiritualità Nazionale dedicato alla Misericordia nei locali dell'ex convento dei Padri Agostiniani. Il giubileo finisce, ma continua attraverso quello che è l'ordinario giubileo, cioè l'assistenza ai poveri che tutti siamo chiamati a fare. Allora, il frutto di questo anno sarà appunto il dormitorio, così anche il Centro di Spiritualità Nazionale della Misericordia e l'adorazione eucaristica che avverrà fra un po' di tempo, il tempo che sistemiamo, ecco, la chiesa di San Francesco di Paola, e lì sarà un centro di adorazione eucaristica permanente. Mi sembra molto importante questo momento, questo centro anche dell'adorazione perpetua, perché dovrà significare un nutrimento insieme con l'ascolto della parola di Dio,
Eucaristia, parola di Dio, il nutrimento essenziale per partire con una testimonianza vera dell'Evangelo, che è appunto quella del rapporto autentico con i poveri. Presente a Gela anche il cabarettista Roberto Ciufoli della premiata ditta, che sabato scorso nei locali del Teatro Eschilo ha portato in scena la rappresentazione Con i poveri e per i poveri. Dio aiuta, protegge chi dona con gioia. Allora, quando addirittura si può donare gioia, vuol dire proprio poter veramente fare qualcosa per qualcuno. Io la gioia spero di averla un po' generata ieri sera con lo spettacolo, e quindi siamo tutti felici. Verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità del porto rifugio di Gela dopo la firma dell'intesa tra Regione Sicilia, Eni, Comune, per l'impegno del finanziamento di 6 milioni di euro per il dragaggio dell'intero specchio d'acqua del porto con l'allungamento del braccio di Ponente. È quanto dibattuto questa mattina dal gruppo di lavoro del porto su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Agia. A seguito della riunione che abbiamo avuto stamattina con il gruppo di lavoro sui lavori del porto insieme all'assessore siciliano, purtroppo sono state desertate sia dalla protezione civile che dalla capitaneria di porto. L'unica notizia che abbiamo, grazie al contributo dell'assessore e una telefonata con l'ingegnere Giacomo Calafato, è che la situazione purtroppo ancora oggi è ferma. Questo è un dato preoccupante, non vogliamo sicuramente creare allarmismo per questo motivo, però certo è che l'attenzione deve rimanere alta e che se c'è un iter che già si è avviato grazie alla firma di quell'accordo, insieme al Presidente della Regione e l'amministrazione comunale si deve trovare il modo affinché l'iter amministrativo non venga bloccato all'interno degli uffici, perché ancora siamo fermi al piano di ricaratterizzazione che deve essere avviato e nonostante l'autorizzazione devono venire dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente. E l'amministrazione comunale il 4 novembre ha inviato una nota dove chiede una nota dove chiede di conoscere in maniera dettagliata qual è l'iter amministrativo e dunque i passaggi che vengono attivati, ma ancora non abbiamo nessuna risposta. A seguito della riunione abbiamo deciso quindi insieme all'assessore siciliano di mandargli un'ulteriore nota al Presidente della Regione dove lo invitiamo a convocarci e a convocare unitamente a quella riunione anche la Protezione Civile per sapere quali sono i problemi che fino ad oggi ci sono stati per non far partire questo piano di caratterizzazione. Così come avevo già preannunciato alcune titubanze a seguito della firma dell'accordo, non sulla volontà esplicita del Presidente di Eni o nostra di volere quest'opera ripristinata sul territorio, ma quanto sul rischio che all'interno dei dipartimenti regionali si possano insinuare dalle pieghe della burocrazia dei comportamenti che attengono più ad una politica di vecchio stampo, che sicuramente non vedono questo territorio avvantaggiato rispetto ad altri. Sono certo che il Presidente, ricevendo la nota da parte del Sindaco in merito ad un sollecito sullo stato d'avanzamento del porto, possa fare di tutto affinché si sblocchi l'avvio dei cantieri. Non abbiamo avuto quello che volevamo, cioè i tempi certi, dei tempi certi per quando iniziano questi benedetti lavori, perché la città è stanca, siamo stanchi, vogliamo il porto. Il comitato del porto sicuramente chiederà una riunione a Palermo alla regione e vorremmo incontrare direttamente il presidente per sapere a che punto è questo iter. È arrivato al centro Michele Abate, da subito ha cominciato a parlare con i cittadini, i ragazzi e il suo maggior interesse, il primo ministro Matteo Renzi, ha risposto in una sorta di question time a ciò che i nisseni gli hanno chiesto, dai problemi della scuola, all'alternanza scuola-lavoro, alle tasse. Una lunga conversazione che presagiva un passaggio liscio dinanzi al recinto della stampa che lo attendeva microfoni in mano, invece dopo numerose insistenze si è concesso ed ha parlato di infrastrutture, di lotta all'illegalità. Si è invece soffermato sulle opere di compensazione, in realtà abbastanza sollecitato il ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio. Arrivano i soldi in Sicilia per le infrastrutture e intanto Caltanissetta e molte città della provincia siciliana sono ancora isolate dal resto dell'isola. Quanto ancora dovranno aspettare i cittadini per sentirsi dei cittadini di serie A? Ma ancora c'è moltissimo da fare, io non sono uno di quelli che viene a fare le promesse,
perché sì, facciamo la Caltanissetta Grigento, importante, avete visto lo stato di avanzamento dei lavori, però ancora c'è tantissimo da fare. Ed è importante che i lavori siano fatti a regola d'arte, cioè che ci sia un controllo dei cittadini, che nessuno faccia il furbo, che nessuno freghi, che nessuno rubi. L'importante però è che ci sia il meccanismo che quando qualcuno ruba si arresti il ladro. Da noi invece in Italia si arrestano i lavori pubblici e non si arrestano i ladri. Detto questo, oggi abbiamo fatto un passo in avanti molto importante e significativo, secondo me. 470 milioni di euro in più. Chiedo ai cittadini di vigilare e soprattutto chiedo che si possa lavorare su un meccanismo di controllo. Perché? Perché se noi facciamo finalmente i lavori pubblici, creiamo anche posti di lavoro, cosa che in passato con l'austerity i governi tecnici sono stati bloccati, avete visto, no? Il governo tecnico ha tagliato i soldi dei lavori pubblici e questo vuol dire meno posti di lavoro. Se invece noi riusciamo a fare lavori pubblici a regola d'arte come la Caltanissetta Grigento e non solo quella, le cose finalmente cambiano. Senti, scusi, Alfano ha detto ieri che le sconsiglia di andare via eventualmente se dovesse vincere il no. Io penso che quello che faranno i leader politici non interessa a nessuno. Punto vero è chi vota sì vuole cambiare, chi vota no lascia le cose come sono, chi vota sì taglia le poltrone, chi vota no tiene i privilegi di oggi. Se volete cambiare e finalmente dare al paese un sistema con meno politici e più politica, con più semplicità, si vota sì. Se vi va bene questo sistema, votate pure no. Rottamazione delle cartelle esattoriali. L'associazione Codici di Gela ha istituito uno sportello con dei professionisti. Esattamente come si possono rottamare queste cartelle? Sì, certamente. Le cartelle si possono quindi rottamare. Riguardano le cartelle esattoriali che sono state notificate da Serit Riscossione Sicilia dal 2000 al 2015. Questa rottamazione riguarda le cartelle relative ai tributi, non solo tributi relativi all'IVA, bollo auto, multe stradali, ma riguardano cartelle anche tributi locali come ICI, TASSU, TOSAP e anche la TARES. Queste cartelle possono essere quindi rottamate aderendo quindi alla maxi sanatoria del 2017. Quindi mediante questa sanatoria il contribuente non pagherà i relativi interessi, quindi le relative sanzioni e anche la maggiore quindi rateazione. Le cartelle riguardano non solo le cartelle che sono state notificate dal 2000 fino al 2015, ma anche relative alle cartelle che il contribuente ha rateizzato, però ha pagato soltanto alcune rate, altre rate non le ha pagate, quindi può essere quindi rivista il piano di rateizzazione. Cosa deve fare l'utente? Deve rivolgersi direttamente allo sportello? Si rivolge presso il nostro sportello, che si trova diciamo, in sede da noi in via Empedocle, vecchia stazione. E noi orari di ricevimento dello sportello è lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19. Quindi noi, mediante diciamo, questo sportello, il contribuente si rivolge da noi, porta diciamo, queste cartelle esattoriali che sono state quindi notificate e tramite, in relazione alla propria situazione, noi verificheremo se queste cartelle possono essere quindi impugnate o meno, ove sono prescritte, e se possono, quindi se vi è un abbattimento degli interessi e delle sanzioni in relazione allo specifico della situazione del contribuente. E tutto avviene in maniera gratuita? Sì, tutto avviene in maniera gratuita, il contribuente quindi si reca presso il nostro sportello e noi diamo un'informazione a 360 gradi in relazione quindi alla situazione del contribuente. Con la consegna degli attestati agli agenti della Polizia Municipale si è concluso oggi al Comando dei Vigili Urbani di Gela il corso di aggiornamento, perfezionamento e specializzazione professionale sul testo unico ambientale e i relativi controlli. L'intervento formativo è stato tenuto dal tenente Giampiero Chipinti, soddisfazione è stata manifestata dal sindaco Domenico Messinese e dal neoassessore alla Polizia Municipale Rocco D'Arma. L'incontro è servito anche per la presentazione ufficiale del nuovo componente della Giunta Municipale che nel corso di un confronto ha mostrato grande
attenzione alle esigenze del corpo. Il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, ha annunciato altri corsi, due dei quali, per la loro rilevanza, sono stati richiesti al comando di Gela dai comuni di Catania e Agrigento. Una materia ostica, una materia complessa, una materia che però ha una grandissima rilevanza per la vita di tutti i giorni, che sia un corso ambientale che parta sulla tutela del territorio, sulla gestione di quelli che sono i cosiddetti rifiuti di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, approfondendole con tutte le tematiche legali che negli ultimi anni sono succedute e quindi con una conoscenza proprio in ambito legislativo, che oltre a tutte le attività operative per poter contrastare un fenomeno che oggettivamente dà dei problemi a livello territoriale. Fra le altre cose è un corso svolto col personale interno, svolto proprio dagli stessi uomini del comando della Polizia Municipale, e che è stato richiesto anche di essere svolto in altri comuni proprio per la completezza e per la qualità del corso in se stesso. Abbiamo avuto modo di toccare con mano le professionalità all'interno del nostro comando di Polizia Municipale, che diventano punto di riferimento per quello che è la formazione in tematica ambientale e anche in altre tematiche. Volevo precisare, e lo dico anche con orgoglio, che è stato svolto un ottimo lavoro. Complimenti al comandante della Polizia Municipale in modo particolare e agli istruttori, che addirittura ricevono richieste e contatti da comuni limitrofi, tra cui anche Catania per esempio, che prendono come modello appunto questo corso di formazione, questo nuovo modo di fare formazione. E noi proseguiamo il nostro percorso formativo che ormai abbiamo iniziato da diversi anni a questa parte. Devo dire che non solo lo continuiamo, ma addirittura l'abbiamo intensificato, perché normalmente abbiamo fatto un'attività formativa l'anno, quest'anno siamo già arrivati alla seconda e siamo a novembre. E per di più la continueremo nell'ultimo scorcio dell'anno, perché andremo a tenere un corso di formazione a Catania, al comune di Catania, per Catania e provincia, e un altro corso lo terremo ad Agrigento. I punti cardine di questo intervento formativo sono stati sostanzialmente l'aspetto tecnico della materia, per poi passare all'aspetto insomma delle sanzioni, perché io ho sempre ritenuto che se non si comprende bene di cosa si sta parlando, è inutile poi andare ad applicare le sanzioni. E quindi abbiamo parlato un attimino di tutti gli aspetti che riguardano la materia dei rifiuti, dalla loro classificazione al loro modo di gestione, per poi passare a quegli aspetti che sono le sanzioni, che sono poi tipiche della Polizia Municipale. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Nel trigesimo della scomparsa di Monsignor Grazio Labiso, parroco della Chiesa Madre e già vicario foraneo della diocesi di Piazza Almedina, ieri è stata scoperta una lapide sul restauro dell'opera Pignatelli Roviano, voluta dallo stesso sacerdote per dare il giusto merito a quanti hanno contribuito alla realizzazione del restauro del palazzo, eroso dal tempo e dalle diverse distrazioni degli uomini. L'iniziativa ha coinvolto i rappresentanti del consiglio di amministrazione dell'opera Pia Principessa Pignatelli Roviano, presieduto da Rocco Vacca. La benedizione è stata seguita da Don Giovanni Tandurella. Una celebrazione, ma sicuramente una commemorazione.
e quindi una data importante. Aver fatto la scopertura di questa lapide era un grande desiderio, voler dare il giusto riconoscimento a chi sono stati gli artefici di una ricostruzione di un palazzo che era ridotto ormai allo squallore. Purtroppo lo facciamo nella data del suo trigesimo della sua dipartita. Noi siamo soddisfatti, con un po' di amarezza, un po' di tristezza dentro, sicuramente sì, però siamo orgogliosi di aver fatto questa operazione. Si è parlato della costruzione in una delle aree dismesse della raffineria Eni di Gela di un impianto GNL per la liquefazione del metano durante l'incontro che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Presenti il sindaco Domenico Messinese e il suo vice Simone Siciliano. Eni si è impegnata a realizzare lo studio di fattibilità del progetto entro 6 mesi, cioè a dire marzo dell'anno prossimo. È subito emerso la volontà di Eni di voler anticipare i tempi indicati nella lettera di intenti per addivenire a quello che è uno scenario di mercato consolidabile con l'aiuto sicuramente delle istituzioni, soprattutto per quello che riguarda gli operatori pubblici, quindi i trasporti pubblici o gli operatori della pesca, nel processo di riconversione delle motorizzazioni su nuove motorizzazioni meno impattanti, alimentate ad esempio proprio a gas liquefatto. Si conta quindi dunque di arrivare a dicembre con un formato chiaro di quelle che possono essere le prospettive di mercato e le soluzioni tecniche su cui Eni già sta lavorando in maniera molto intensa, proprio per cercare di dare un'altra valvola di sfogo a quelle che sono le iniziative per rilanciare l'economia del territorio. Ma quali ricadute potrebbe avere in termini occupazionali la realizzazione di un impianto di gas naturale liquefatto? Il territorio ha una politica industriale vocata sui combustibili. Oggi si sta puntando molto sui combustibili alternativi. Eni affronta questa sfida con molta intensità. Il territorio ha espresso di voler continuare una politica industriale vocata proprio alla sostenibilità e quindi rilanciamo quello che è il ruolo dell'ex raffineria in un contesto di piattaforma logistica di carburanti alternativi con affaccio sul Mediterraneo. Lei più volte ha sottolineato durante l'intervista portualità, Mediterraneo, porto, ma se lavori a porto non cominciano, non è quasi un paradosso? È un paradosso tipico della lentezza delle istituzioni. In questo momento è quello che stiamo cercando di fare, portando al Ministero i tavoli di confronto con la Regione e gli operatori del settore, appunto è quello di accelerare, velocizzare i processi che possono portare alla nascita di nuove attività. Il paradosso è proprio che il porto piccolo, che è un porto di supporto alle attività del sistema logistico del territorio, stenta per delle lungaggini burocratiche tipiche di istituzioni macchinose ed elefantiache. Festa dell'albero oggi all'Istituto Scolastico Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco. Durante l'iniziativa si è svolta la piantumazione di alcuni alberelli a cura della forestale di Caltanissetta. L'albero si compone con le radici, il tronco, i rami, le foglie, il frutto, tutto. Rappresento con questo abito un sacchetto della raccolta differenziata, perché noi riciclando le cose così salviamo gli alberi e non casiamo le frane. E pensare agli alberi quanto sono importanti, che purificano l'aria e fanno tante altre cose. È davvero importante che la gente debba capire l'importanza degli alberi. Gli alberi sono degli elementi importanti per la natura e ci aiutano a vivere meglio. Noi siamo un gruppo di colleghi che continuamente andiamo sulle scuole, come questa specifica scuola, andare a fare educazione ambientale, rispetto dell'ambiente, rispetto della legalità attraverso l'ambiente. Quindi siamo sempre con i ragazzi. Nell'ambito della manifestazione di oggi c'è stato anche uno spettacolo promosso dalla scuola con la collaborazione dell'associazione CAV di Gela dal titolo Un seme, un albero, la vita. È importante che i ragazzi siano educati sin dalla più tenera età al rispetto dell'ambiente e più in generale, se vogliamo, anche di tutto ciò che è comune, perché oggi quello che è il grosso problema della nostra città è che il bene comune non viene visto come una cosa propria della quale avere estrema cura, ma come una cosa che è di tutti e quindi è di nessuno. E quindi a partire da una
riflessione sul rispetto della natura e dell'ambiente, credo che si possa certamente estenderla a una visione più generale sul rispetto della cosa comune. La scuola è invece apprendere, conoscere e crescere le regole della vita. Oggi credo che qui il dirigente scolastico della Quasimodo, il dottor Tedesco, ha messo in pratica questa fondamentale regola. Una scuola che serve a far crescere uomini e non solo esclusivamente dei contenitori di conoscenza. E vogliamo paragonare questo momento della festa dell'albero al momento in cui quest'uomo e questa donna danno origine a una nuova creatura umana. Per cui la festa di oggi è dell'albero, ma è soprattutto per i bambini.